si muove Jan Bakelants. Ecco Jan Bakelants della Gelosère alla Mondiale, che sfrutta il momento del ricongiungimento per partire su questo strappo. Grande rasoiata di Bakelants, è partito molto bene, rapporto lungo, vediamo che cerca di prendere il più ossigeno possibile, si è voltato indietro, il treno della Lampres è un pochino disunito, qui è un momento molto delicato, mancano pochissimi chilometri e ce la può fare. E ha sfruttato bene, direi, il momento in cui il gruppo si è un tantino rilassato, adesso ha guadagnato già una ventina di metri, mancano però tanti chilometri ancora al traguardo per Jan Bakelants. Vediamo che c'è un corridore che esce dal gruppo, potrebbe essere anche Damiano Cunego, vista la sua bicicletta color arancione fluorescente. Damiano Cunego che ieri l'ha sottolineato giustamente con orgoglio il direttore sportivo Giuliani della Nippo Vinifantini, perché tra i 10 corridori arrivati al traguardo l'unico di una squadra professional è stato Damiano Cunego, una squadra che è nata quest'anno, ricordiamolo, come team professional, quindi hanno rivendicato con orgoglio questa loro fatto di essere l'unica squadra professional alla Milan Torino nei primi 10. Mi sembrava proprio Cunego che cercasse di andare a prendere le ruote di un Jan Bakelants. Ecco, un tentativo che è difficile, è quasi impossibile, però le condizioni meteorologiche possono aiutare in questi casi. Ma in questi casi qua lui deve aspettare qualcuno da dietro, infatti vediamo che si sta voltando spesso perché cerca proprio e spera soprattutto che qualcuno venga via per dargli una mano. Solo è quasi impossibile perché comunque nel finale le gambe sono dure, è una giornata proprio estrema come questa. Vediamo che anche l'Ampres è disunita, come dicevo prima, in questo momento è una fase molto delicata dove non ci sono proprio delle squadre che si possono organizzare per fare un grande treno. Agli ultimi 1000 metri per Jan Bakelants ne aveva 7 e sono 8 i secondi di vantaggio, quindi non ha perso nulla Jan Bakelants negli ultimi 1000 metri. Vediamo il gruppo là in fondo, ma un Jan deve Bakelants fare attenzione perché la strada, ci sono queste strisce bianche. Vediamo che rilancia subito in maniera perfetta, controlla, si è voltato. E quando vedi i cartelli curva che ti segnano le ultime centinaia di metri è un vantaggio psicologico, e poi queste curve sono un grandissimo vantaggio per Jan Bakelants, che sta andando a cogliere un successo inaspettato, un attacco da vero e proprio finisseur, quello del belga. Ha fatto veramente il diavolo a 4, come si dice noi, una giornata particolare, molto estrema, qua continua a voltarsi ma non deve voltarsi più di tanto, ormai deve andare dritto. È fatta per Jan Bakelants, sarà l'ultima curva a destra e poi vedrà l'arrivo. Siamo già con le telecamere fisse dell'Ita 100, guardate il vantaggio di Jan Bakelants. Sono ancora 6 secondi di vantaggio. Coraggioso, ecco che sbuca Matteo Trentin, si volta Jan Bakelants, ma l'arrivo è sempre più vicino per il corridore belga che può già pensare ai festeggiamenti. Vince lui il Gran Piemonte, 99esima edizione. Jan Bakelants recrimina Matteo Trentin secondo, poi Sonny Colbrelli va a chiudere il podio per la terza posizione, poi Edward Grosu in quarta e Rocas in quinta posizione. Questo è quello che rimane del gruppo di una edizione del Gran Piemonte difficile, difficilissima, che si è conclusa con una sorpresa. Bene anche Sonny Colbrelli, ha fatto una buona volata, siamo contenti di rivederlo nella parte alta del gruppo, ha fatto una bellissima volata, un piazzamento importante per lui proprio anche in vista di questo finale di stagione. Gesto eloquente con le mani e poi arriva Sonny Colbrelli. Quando lo dice, vedi lì Andrea, lì che è a 20 metri non lo puoi prendere. Questo era un clima da corridori del nord e non per niente le prime 3 posizioni, Bakelants, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli. Con la Bardiani non ha fatto tante gare al nord, però lui ce l'ha dentro il suo DNA, il fatto di sopportare bene il freddo, storico alla Milano Sanremo. Sonny Colbrelli cosa fece 2 anni fa in condizioni meteo impossibili. Quindi Jan Bakelants va a vincere la 99esima edizione del Giro del Piemonte. Adesso Bakelants da finisseur, una vittoria che ti sei costruito. Sì, sono molto contento anche come l'ho fatto, partire a 7 km dall'arrivo sul piccolo strappo, poi tenere, non è facile, l'ho fatto, sono contentissimo. La situazione, sono sempre stati a pochi secondi, ti voltavi, cosa facevi? Sì, lo sai, quando parti su un strappo così non puoi prendere mezzo minuto, allora sai che saranno sempre vicini, però avevo ancora della potenza nelle gambe, ho potuto
prendere l'11 e fare un bel ritmo, mantenere il ritmo anche. Sì, anche la pioggia mi ha aiutato un po', perché così dietro di me non possono prendere le curve più veloce, e così sì, ho potuto tenere. Un clima da Nord Europa, un clima da Belgio. Sì, sì, sì. Oggi normalmente a me piace correre sotto acqua, però oggi ero un po' preoccupato perché voglio far bene domenica. E se fai una gara a 185 km sotto acqua non è una preparazione perfetta. Però con la vittoria arrivi con un morale straordinario. Esatto, sì. Complimenti. Grazie. Allora,